Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui con voi con un altro progetto da voi richiesto. Me l'avete chiesto sul mio gruppo Facebook Creare Insieme. Quindi mi avete dato una foto, mi avete mandato una foto e mi avete chiesto se potevo realizzare questo progetto. E quindi oggi sono qui, almeno ci provo ad accontentarvi. Allora, io farò questo progetto con questo filato che è una lana ed è della Tropical Lane, Merinos Lamé. Vi dico subito la composizione di questo filato, quindi è un 47% lana, 50% acrilico e 3% poliestere. È un gomitolo da 50 grammi ed è 160 metri. Qui consiglia i ferri del 3, 3,5, quindi penso che è valido anche per l'uncinetto. Comunque io invece oggi lavorerò questo filato con l'uncinetto del numero 4. Ok? Allora, tante di voi mi chiedono dove acquisto i miei filati. Io i miei filati li acquisto da Alessandra Di Bartolomeo. Alessandra Di Bartolomeo la potete contattare su Facebook e poi vi lascio il link del suo contatto Facebook, così la potete contattare direttamente e avere tutte le informazioni che volete. Ecco. Allora, per quanto riguarda il progetto, questo progetto è una lavorazione con un multiplo di 18 catenelle più una. Allora, io farò oggi una taglia 44-46, quindi, come dicevo, è un multiplo di 18 catenelle, quindi inizierò con una base di 72 catenelle più una. Quindi, se volete una taglia più grande, dovete aggiungere 18 catenelle. Quando arrivate al numero delle catenelle che vi servono, aggiungete una catenella. Ovviamente, se volete una taglia più piccola della 44-46, allora dovete togliere 18 catenelle. Ok? Allora, come ho detto prima, inizio per fare la mia taglia 44-46 e farò 72 catenelle. Ok, arrivo a 72 e poi andiamo avanti. Eccomi qua. Allora, come dicevo, io ho fatto 72 catenelle. Allora, ho dimenticato di dire che questo progetto si lavora in due pezzi, nel senso che si lavora il davanti e il dietro separatamente e poi si devono cucire. Ok? Allora, io ho fatto le mie 72 catenelle, ho aggiunto una catenella, quindi sono 73. Adesso faccio ancora 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, vado nella quarta, 1, 2, 3, quarta catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella successiva, un'altra maglia alta. Allora, dobbiamo fare tutto il giro e dobbiamo lavorare tutte le catenelle. Non dobbiamo saltare neanche una catenella, quindi dobbiamo fare tutte maglie alte. Il primo giro è tutto di maglie alte. Ok? Arrivate fino alla fine e poi andiamo avanti. Ok, fatte le mie 73 maglie alte, adesso devo iniziare a fare le maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Quindi faccio 3 catenelle. Allora, filo sull'uncinetto e faccio la prima maglia in costa dietro. Quindi entro con l'uncinetto dal dietro del lavoro. Scusate un attimo.
Allora, dicevo, entro con l'uncinetto così, dietro al lavoro, quindi passo sulla costina e rientro di nuovo dietro. Prendo il filo e faccio una maglia alta, così. Adesso devo fare la maglia alta in costa davanti, quindi vado nella prossima maglia e passo sotto la costina, così. Prendo il filo e faccio una maglia alta. Adesso di nuovo, maglia alta in costa dietro. Entro dal retro del lavoro, passo sulla costina, sulla maglia alta. Faccio rivedere. Così. E passo sulla costina. Prendo la maglia, il filo. E faccio una maglia alta, maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. Maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. Maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. Quindi dobbiamo fare così per tutto il giro. Andiamo avanti. Eccomi qua. Ho finito il mio giro. Allora, la prima maglia alta è l'ultima maglia alta, la possiamo lavorare normalmente, ecco, senza lavorarla in costa. Quindi ora faccio 3 catenelle, giro il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi qui la prima maglia, abbiamo la maglia in costa davanti, quindi lavoriamo la maglia così in costa davanti. E lo vedete subito perché la maglia in costa dietro è si vede che è dietro alla maglia alta. Quindi lavoriamo la maglia alta in costa dietro. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo la maglia in costa davanti. Quindi dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. E dobbiamo lavorare così fino a formare, diciamo, come un elastico del maglione, ecco. Quindi adesso io andrò avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto. Quindi andrò avanti per un po' di giri e poi tornerò per dirvi quanti giri ho fatto delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Ok? A dopo. Mi raccomando, lavorate le maglie come si presentano quando girate il lavoro, quando avete finito il giro e dovete tornare indietro. Lavorate sempre le maglie come si presentano, maglia alta in costa dietro e maglia alta in costa davanti. La maglia alta in costa davanti è facile da vedere perché è questa, vedete? È un po' più sporgente, quindi si nota, si vede subito. E la maglia in costa dietro è questa qua, questa che è un pochino nascosta qui. Ok, andate avanti per tutto il giro. Allora, eccomi qua. Io ho fatto il mio elastico, oh, io lo chiamo elastico, poi voi chiamatelo come volete, non lo so. Comunque io sono arrivata alla mia altezza e sono arrivata a 11 centimetri e mezzo. Voi se volete potete andare avanti, nel senso se lo volete più largo lo fate più largo o se lo volete più stretto lo fate più stretto. Comunque io sono arrivata a 11 centimetri e mezzo.
Quindi adesso iniziamo la lavorazione vera e propria. Allora, iniziamo con 3 catenelle. 1, 2, 3. Avvicino un po'. Allora, vado nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia. Salto 2 maglie di base, vado nella terza e vado a fare 3 maglie alte, 2, 3. Salto ancora 2 maglie di base, vado nella terza e faccio 3 maglie alte, 2, 3. Salto 2 maglie nella terza, 3 maglie alte, 2, 3. Adesso facciamo 13 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, filo sull'uncinetto, saltiamo 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta facciamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, lavorate sempre nella stessa maglia. Salto 2 maglie, vado nella terza e faccio 3 maglie alte. Ancora, salto 2 nella terza, 3 maglie alte. Ancora, salto 2 maglie nella terza, 3 maglie alte. 2, 3. Quindi dobbiamo fare adesso l'ultimo perché devono essere 5 gruppetti di 3 maglie alte. Quindi salto 2 maglie, vado nella terza e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso di nuovo 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 e 13, filo sull'uncinetto, salto 4 maglie e nella quinta ricomincio a fare le 3 maglie alte, i gruppetti di 3 maglie alte. Ne facciamo la prima, salto la seconda, vado nella terza e faccio 3 maglie alte. 2, 3, salto 2 maglie nella terza, 3 maglie alte, 2, 3, salto, 3 maglie alte, 2, 3, salto 2 maglie, vado nella terza, 3 maglie alte, 2 e 3. Adesso 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Salto 4 maglie. 1, 2, 3, 4. Nella quinta 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto 2 maglie. Vado nella terza. 3 maglie alte. Salto 2 maglie, vado nella terza, 3 maglie alte. Quindi facciamo così fino alla fine. Quindi sono 1, 2, 3, 4. Salto 2 maglie, vado nella terza e faccio il quinto gruppetto. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Salto 4 maglie, 1, 2, 3, 4, nella quinta 3 maglie alte. Salto 1, 2, 3. Salto 1. 2, 3 e nell'ultima 2 maglie alte. Ok?
Adesso giriamo il lavoro, facciamo 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro e qui in mezzo alle due, i due gruppetti delle maglie alte, quindi qui noi abbiamo fatto 2 maglie alte e poi abbiamo fatto, saltando 2 maglie, abbiamo fatto le 3 maglie alte. Noi entriamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Entriamo nel secondo gruppetto e facciamo al centro 1, 2, 3. Entriamo qui nel terzo e facciamo 1, 2, 3. Adesso facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo al centro delle 13 catenelle. Se volete le potete anche contare, però io le prendo così, cerco di mettere qui vicino i due punti delle maglie alte, entro al centro e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3. 4, 5, 6, filo sull'uncinetto e adesso dobbiamo lavorare al centro di questi gruppetti. Quindi entro qui nel primo e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado nel secondo, salto le 3 maglie alte, 2, 3. Salto le 3 maglie alte, vado qui al centro e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto ancora le 3 maglie alte e vado qui al centro. 1, 2, 3. E ripeto le 6 catenelle. Vado qui al centro delle 13 catenelle. E faccio una maglia bassa. Faccio vedere. Quindi adesso continuate e fatte le 6 catenelle, una maglia bassa al centro delle 13 catenelle. Adesso ancora 6 catenelle e si continua a fare le 3 maglie alte qui al centro delle maglie dei gruppetti delle 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, ci vediamo alla fine del giro. Eccomi qua alla fine. Allora ho fatto i miei gruppetti delle 3 maglie alte e adesso vado a finire il giro come abbiamo iniziato con una maglia alta nella prima maglia. Ok, facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro. Quindi adesso facciamo il terzo giro del disegno, ecco. Allora, abbiamo fatto 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi rientriamo nella stessa maglia e facciamo ancora una maglia alta. Adesso andiamo qui, saltiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e andiamo al centro, qui dove uniscono i due gruppetti delle 3 maglie alte e facciamo 3 maglie alte, 2, 3. Ancora salto le 3 maglie alte, vado qui al centro e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ancora adesso ancora 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi adesso dobbiamo lavorare qui dove abbiamo fatto la maglia bassa. Quindi andiamo qui. Allora io non entro direttamente dentro la catenella, però con l'uncinetto cerco di agganciarmi proprio qui vicino alla maglia alta che abbiamo fatto. Quindi faccio una maglia alta, una maglia alta, una maglia bassa, scusatemi, una maglia bassa, una maglia bassa
sulla maglia bassa, qui all'interno della maglia bassa, e un'altra maglia bassa qui. Dopo la maglia bassa ne facciamo un altro, quindi adesso ne abbiamo tre, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. E ricominciamo a fare le nostre 3 maglie alte, qui. Saltiamo le prime 3, andiamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte. 2, 3. Saltiamo 3 maglie, andiamo qui nello spazietto che unisce il gruppetto delle maglie alte, facciamo ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. E ricominciamo adesso a fare le 6 maglie alte, 6 catenelle, una maglia bassa qui vicino alla maglia bassa, quindi facciamo insieme. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi aggancio qui vicino alla maglia bassa e faccio una maglia bassa. Entro dentro la maglia bassa che abbiamo fatto prima e ne faccio un'altra accanto. E quindi abbiamo 3 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vado a fare le mie 3 maglie alte nel gruppetto. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faccio vedere. Ok, quindi dovete andare avanti fino alla fine. Eccomi qua, sono alla fine. Quindi adesso finisco il giro, vado sulla prima, anzi scusate, sull'ultima maglia alta e faccio 2 maglie alte. Quindi come abbiamo iniziato, dobbiamo finire con 2 maglie alte lavorate nella stessa maglia. Va bene? Allora, 3 catenelle e giriamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare qui. Abbiamo le 2 maglie alte, andiamo qui e facciamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Andiamo qui al centro delle 3 maglie alte e facciamo ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi andiamo qui adesso a fare le nostre maglie basse. Quindi adesso qui noi abbiamo 3 maglie basse. Andiamo qui accanto, entriamo sotto le catenelle e facciamo una maglia bassa. Cerchiamo di agganciare l'uncinetto il più vicino possibile alla maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Lavoriamo le 3 maglie basse, 1, 2, 3 e adesso facciamo un'altra maglia bassa entrando sotto le catenelle, così. Quindi adesso le maglie basse sono 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo avanti adesso a lavorare le nostre 3 maglie alte. Facciamo 1, 2. Andiamo avanti, facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6. Entriamo qui sotto le catenelle, facciamo una maglia bassa, la seconda maglia, terza, quarta. E adesso andiamo con l'uncinetto sotto le catenelle e facciamo una quinta maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ricominciamo a fare le nostre maglie alte. 1, 2 e 3. Faccio vedere.
Ok, va bene. Quindi adesso andate avanti fino alla fine del giro. Eccomi qua. Allora adesso iniziamo, cioè finiamo il lavoro come abbiamo iniziato, con una maglia alta nell'ultima maglia. 1, 2, 3 catenelle, giriamo il lavoro e adesso lavoriamo di nuovo una maglia alta, sempre nella stessa maglia di base. Quindi dobbiamo fare un giro, iniziamo con due maglie alte lavorate nella stessa maglia di base. Nel giro successivo si lavora una maglia alta sulla maglia alta, ok, adesso facciamo 3, saltiamo le 3 maglie alte e andiamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte, 2 e 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi adesso andiamo dove abbiamo le maglie basse, abbiamo le 5 maglie basse, adesso dobbiamo fare 7 maglie basse, quindi entro qui sotto le catenelle e faccio la prima maglia bassa. Entro nella seconda maglia bassa, terza, quarta, quinta, sesta. Entro qui sotto le catenelle e faccio l'ultima maglia bassa e sono 7. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado qui nel gruppetto in mezzo ai due gruppetti delle 3 maglie alte e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e adesso rifaccio le mie maglie basse, quindi entro qui sotto le catenelle. Mi aggancio il più vicino possibile alla prima maglia bassa e faccio una maglia bassa, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ripeto le 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ok, continuate. Quindi adesso abbiamo fatto le 3 maglie alte, fate 6 catenelle, 7 maglie basse, quindi entrate sotto le 6 catenelle, vi avvicinate il più possibile alla prima maglia bassa, quindi fate una maglia bassa e continuate fino ad ottenere 7 maglie basse, poi ricominciate 6 catenelle e 3 maglie alte, ok? Fino alla fine. Eccomi alla fine. Allora, adesso finisco come abbiamo iniziato, finisco con 2 maglie alte. 1 e 2. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il lavoro e vado a fare 3 maglie alte qui. Adesso vado a fare 3 maglie alte qui. Quindi, dove ci sono le 6 catenelle, andiamo qui, dopo le 3 maglie alte, facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi adesso stiamo aumentando le maglie alte. Se qui prima abbiamo chiuso e avevamo un gruppetto di 3 maglie alte, adesso dobbiamo andare ad allargare, perché dobbiamo ricominciare a fare i motivi, ok? Quindi dove ci sono qua, dove abbiamo le 6 catenelle, dobbiamo fare 3 maglie alte. Adesso 6 catenelle,
scusate un attimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove abbiamo le 7 maglie basse, saltiamo una maglia bassa, andiamo nella maglia bassa seguente, facciamo una maglia bassa, 2, 3, 4, e 5, quindi saltiamo la prima maglia bassa e l'ultima maglia bassa. Su 7 maglie basse ne abbiamo fatte 5. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, filo sull'uncinetto e andiamo qui alla fine delle 3 maglie alte, sotto, diciamo, entrando sotto le catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Allora, dicevo, fare le 3 maglie alte qui vicino alle 3 maglie alte. Adesso saltiamo questo gruppetto di 3 maglie alte, andiamo nel prossimo, qui nello spazio, facciamo 3 maglie alte. Così. 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi saltiamo la prima maglia bassa, andiamo nella, scusate, nella seconda e facciamo una maglia bassa. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 6 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ecco, andiamo qui. Entriamo sotto le 6 catenelle, vicino alle 3 maglie alte, e facciamo ancora 3 maglie alte. 2, 3. Saltiamo le 3 maglie alte, andiamo qui all'interno delle catenelle, facciamo ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a fare le nostre 5 maglie basse. Quindi salto la prima, vado nella seconda e faccio una maglia bassa. 2, 3, 4. Allora ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5. 6 catenelle. E ripetiamo di nuovo le maglie alte, le 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle. Va bene così. Oggi la camera qui non va bene, mi dispiace, si vede malissimo il video. Comunque spero che si riesce a capire. Ok, allora continuate fino alla fine. Ok, arrivata alla fine, finisco con una maglia alta. Adesso faccio 1, 2, 3, giro il lavoro. Rientro nella stessa maglia, faccio una maglia alta. Adesso vado qui al centro delle 3 maglie alte, dei due gruppetti delle maglie alte, faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso rientro qui nelle 6 maglie alte all'interno, vicino alle 3 maglie alte e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3. Quindi, come ho detto prima, ci stiamo allargando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a fare le nostre maglie basse. Quindi se prima ne abbiamo fatte 5, adesso ne dobbiamo fare 3. Saltiamo la prima maglia bassa, andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia bassa, nella seconda maglia bassa e nella terza una maglia bassa. Quindi abbiamo saltato la prima e l'ultima maglia bassa.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Qui all'interno delle 6 catenelle entriamo con l'uncinetto e facciamo 3 maglie alte, il più vicino possibile alle 3 maglie alte che abbiamo fatto in precedenza. Quindi entriamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ancora 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle, quindi 1, 2, 3. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a fare le maglie basse, quindi salto la prima, vado nella seconda e faccio una maglia bassa. Nella prossima una maglia bassa, nella prossima una maglia bassa. 4, no, scusate, 3 maglie basse. Dobbiamo fare 3 maglie basse, quindi saltiamo la prima e la seconda perché nel giro precedente abbiamo fatto 5 maglie basse. Quindi 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ripetiamo le maglie alte all'interno delle 6 catenelle. 1, 2, vado all'interno delle 6 catenelle e faccio ancora 3 maglie alte, 2 e 3. Questo è la lavorazione. Quindi è andata avanti fino alla fine. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho chiuso con 2 maglie alte. Quindi come abbiamo iniziato, abbiamo finito. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro. Vado qui, dopo le 2 maglie alte, vado qui al centro e faccio 3 maglie alte. 2, 3. Salto le 3 maglie, vado qui al centro che unisce le maglie alte e faccio 3 maglie alte. E quindi ancora faccio 3 maglie alte qui all'interno delle 6 catenelle, quindi mi aggancio il più vicino possibile alle maglie alte. 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vado a fare una maglia bassa al centro delle 3 maglie basse. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro qui vicino all'interno delle 6 catenelle e faccio le mie 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ancora 1, 2, 3. Ancora 1, 2, 3. E ancora 1, 2, 3. Quindi adesso abbiamo 4 gruppetti di 3 maglie alte. Dobbiamo ottenere 5 gruppetti, quindi dobbiamo ancora andare avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a fare una maglia bassa qui al centro delle 3 maglie basse. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ripeto le 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle. Ok? E continuate a lavorare 3 maglie alte qui all'interno dove ci sono questi spazietti, ecco, va bene? Ok, sono arrivata alla fine e vado a chiudere con una maglia alta nell'ultima maglia.
Adesso 1, 2, 3, giro il lavoro, faccio un'altra maglia alta all'interno qui, nella stessa maglia alta, nella stessa maglia. Quindi salto le 3 maglie alte e vado qui e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto ancora 3 maglie alte, vado qui dove c'è lo spazio. 1, 2, 3. E ancora 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle. Quindi vado qua vicino alle 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Adesso dobbiamo ricominciare quello che abbiamo fatto nel primo giro. Quindi dobbiamo iniziare a fare le 13 catenelle. 13 catenelle e ci agganciamo qua. Ora vi faccio vedere. Qui 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Filo sull'uncinetto e vado qui all'interno delle 6 catenelle e faccio le 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto le 3 maglie, vado qui all'interno di questo spazietto qui e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, ancora 1, 2, 3 e ancora 1, 2, 3 e ancora all'interno delle 6 catenelle 3 maglie alte, 1, 2, e 3. E quindi adesso abbiamo i nostri 5 gruppetti di maglie alte. Ok? Adesso dovete continuare, fate le 13 maglie le 13 catenelle e vi agganciate qua, vicino alle 3 maglie alte, all'interno delle 6 catenelle. Quindi fate 3 maglie alte, poi saltate queste le 3 maglie alte, andate qui. In questo spazio dove unisce le 3 maglie alte, ok? E continuate fino alla fine. Eccomi qua. Allora, io ho finito il giro e ho finito con 2 maglie alte. Quindi, come abbiamo iniziato con 2 maglie alte, ho finito il giro. Bene, adesso potete andare avanti da sole perché? Perché fatte le 13 catenelle. Oh, qui ho sbagliato. Sbaglio anch'io, eh. Qui ho sbagliato, invece di fare 13 catenelle ne ho fatte 6. Comunque anche qui ho sbagliato. Allora, fatte le 13 catenelle, adesso dovete continuare e cominciare di nuovo il giro, ok? Quindi fate iniziate a lavorare. Scusate un attimo che io questo non lo posso vedere se ok, lavorate come qui nel primo giro, quindi fate le 3 maglie alte e poi fate le 6 catenelle e vi agganciate al centro delle 13 catenelle, quindi fate una maglia bassa e continuate lo stesso giro che abbiamo fatto qui all'inizio. Ok, il lavoro è ripetitivo, quindi non ci sono cambiamenti. Dovete iniziare di nuovo qui dal primo giro fino ad arrivare dove siamo arrivati adesso. Va bene? E continuate fino alla vostra altezza, fino all'altezza che desiderate. Quindi, se volete un maglioncino corto, se volete un maglioncino più lungo, insomma, fate voi, oppure se volete, non lo so, arrivate voi alla vostra altezza. Io poi vi dirò la mia, quanti centimetri farò io. Va bene? A dopo. Eccomi qua. Allora, io ho fatto le due parti. Ho fatto le due parti e come lunghezza ho fatto, vi conto qui i motivi,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e ho finito così che chiudo con 3 maglie alte. Ok, quindi adesso ho messo anche dei marcapunti, quindi ho preso la misura per le spalle e per le braccia. Quindi io qui ho lasciato uno spazio di 19 centimetri. Quindi voi prendete la vostra misura, può essere 19, 20, 22, magari può essere anche meno perché avete una misura più piccola della mia o più grande della mia. Va bene? Allora io qui l'ho messi uno sull'altro e adesso dobbiamo cucire. Dobbiamo cucire sia le spalle qui. Le due parti io come misura ho preso qua dove abbiamo le maglie basse, non so se si riesce a vedere qua, quindi ho lasciato questo spazio che se non sbaglio 7-8 centimetri, non mi ricordo, 8 centimetri. Ok, e niente, allora cucite sia le spalle qui che i fianchi, dovete cucire tutti così, tutti i fianchi e poi ci ritroviamo e iniziamo a fare le maniche. Ok, ciao. Eccomi qua. Allora, dopo che ho chiuso le spalle e ho chiuso i fianchi, io ho iniziato a fare anche una manica. Eccola qua, con il polsino. Allora, il polsino ancora lo devo finire perché voglio continuare, lo voglio fare un pochino più lungo. Però ho fatto qui questa manica. Allora, vi avevo detto prima che io lasciavo 20 centimetri per quanto riguarda lo spazio per le braccia. Allora, 20 centimetri. Mi sono resa conto che è troppo largo e non mi piace perché la maglia non è larghissima, ecco. Quindi ho deciso di diminuire di chiudere altri 2 centimetri, quindi l'apertura qui per il braccio io ho lasciato 18 centimetri. Ok, allora adesso iniziamo a fare la manica. Allora, per fare la manica adesso iniziamo il motivo. Quindi iniziamo, vi faccio vedere meglio, iniziamo da qua, questo. Quindi intorno alla manica dobbiamo cercare di formare tre di questi motivi, va bene? Allora, se nella maglia noi qui abbiamo iniziato che abbiamo saltato 2 maglie e nella terza abbiamo fatto 3 maglie alte. Ok, invece nella manica saltiamo 3 maglie di base e nella quarta facciamo le 3 maglie alte, il gruppetto delle 3 maglie alte. Se qui abbiamo saltato 4 maglie alte e nella quinta abbiamo fatto il gruppetto, qui dove abbiamo fatto le 13 catenelle, abbiamo saltato 4 maglie di base qui, e nella quinta abbiamo fatto le 3 maglie alte, il gruppetto delle 3 maglie alte, va bene? Invece nella manica farò che per diciamo per distanziare i gruppetti delle 3 maglie alte salterò 2 maglie di base e nella terza, cioè salterò 3 maglie di base, nella quarta farò le 3 maglie alte. Il gruppetto delle 3 maglie alte. Quando arrivo per alle 13 catenelle, invece di saltare 4 maglie di base, nella quinta vado a fare le 3 maglie alte, salterò 5 maglie di base e nella sesta farò le 3 maglie alte. Ok, per formare 3 di questi motivi. Intorno alla manica voglio formare 3 di questi. Ok, allora prendo il filo, l'uncinetto e mi aggancio qui, proprio qui dove abbiamo la cucitura. Faccio il mio nodo come sempre. Allora,
Faccio 1, 2, 3, entro di nuovo nella stessa maglia e faccio 3 maglie alte. Adesso noi qui non abbiamo le maglie, scusate, avvicino un attimino. Qui noi non abbiamo le maglie alte perché le maglie sono girate, ok? Quindi noi dobbiamo contare le catenelle 1, 2, 3 e nella quarta faccio le 3 maglie alte. Quindi dobbiamo fare 5 gruppetti di 3 maglie alte. Quindi 2, 4, 4 qua. Allora, 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3. Sono 3. Quattro e cinque. Allora, se prima noi facevamo 13 maglie alte, questa volta 13 maglie alte, scusate, mi sto impapinando. Se prima facevamo 13 catenelle, adesso ne facciamo 10, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta vado a fare il mio gruppetto di maglie alte. 1, 2, 3. Salto ancora 1, 2, 3, 4. Quinta. Vediamo. Quindi ho fatto, sì, ok, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, salto ancora, vado qua, ne faccio 1, 2 e 3, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1. Ah, questo è un filo. Ok, sì. Allora, 5, 6 qua. 2 e 3. Allora, andate avanti fino qui alla fine, cioè fate tutto il giro. Mi raccomando, allora cercate di ottenere, dovete ottenere tre di questi motivi intorno alla manica, ok? 5, 1, 2, 3, 4 e 5, perché partiamo qui dal centro. Noi stiamo iniziando con il gruppetto delle 3 maglie alte. Ne stiamo facendo 5 perché stiamo partendo da qui, dal centro, ok? Andate alla fine, cioè fate tutto il giro della manica. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla fine e ho chiuso con le 10 catenelle, ok? Adesso riprendiamo a lavorare il nostro motivo, come sempre. Allora, con delle maglie bassissime arrivo qui al centro dei due gruppetti delle 3 maglie alte. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro e faccio ancora 2 maglie alte. Vado, salto i 3 gruppetti di maglie alte, vado qui al centro e lavoro ancora 3 maglie alte. Salto 3 maglie e lavoro 3 maglie alte, come abbiamo fatto nella maglia. La lavorazione è uguale adesso. 1, 2, 3. Adesso facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo al centro delle catenelle e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5.
lavoriamo il nostro motivo. Andiamo al centro dei due gruppetti di maglie alte e facciamo le nostre maglie alte. Quindi la lavorazione è uguale, solo che abbiamo diminuito alcune catenelle. Quindi se prima qui nella maglia facevamo dopo i 5 gruppi di 3 maglie alte 13 catenelle, qui invece ne facciamo 10. Ok, poi per formare diciamo il punto ragno, ecco, facevamo 6 catenelle, qui nella manica invece facciamo 5 catenelle, si diminuisce di una maglia, di una catenella. E andate avanti adesso con la lavorazione, quindi credo che non c'è bisogno che vi faccio vedere come si lavora cioè il punto, perché avete lavorato la maglia. 1, 2, 3, 4, 5. Qui e andiamo al centro delle catenelle. Anzi, io non sono proprio al centro. Scusate un attimo che sistemo qua. Ok. Ok, adesso sì, sono al centro. 2, 3, 4, 5. Allora, per chi diciamo vuole, allora mi è stata richiesta la manica corta. A me sinceramente la manica corta non piace, quindi io ho preferito fare la manica lunga. Per chi invece vuole la manica corta si può fermare anche prima. Non è necessario, voglio dire, andare avanti e fare la manica. Quindi, per chi si vuole fermare prima, può fermarsi e dopo fare un bordino, così fare delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Comunque, noi andiamo avanti, facciamo la manica e poi vi faccio vedere come dobbiamo fare per formare qui il polsino, va bene? Allora, andate avanti con la manica. La lavorazione è uguale alla maglia, quindi ripeto, non c'è bisogno che vi faccio vedere, non ci sono diminuzioni, non ci sono aumenti, dovete lavorare sempre a giro, sempre, fino ad arrivare alla vostra altezza, all'altezza che desiderate della manica. E poi torneremo di nuovo insieme per fare il polsino, ok? Ciao, a dopo. Eccomi qua. Allora, io ho lavorato la manica e ho fatto di questi qua, di questi rombi, ho fatto 5 motivi. Quindi si parte da qui, 1, 2, 3, 4 e 5. Si parte da qui perché noi siamo partite da qui. Ok? Adesso iniziamo a fare il polsino. E facciamo il polsino come abbiamo fatto qui all'inizio della lavorazione. Lo facciamo uguale a questo. Allora, inizio sempre con 3 catenelle. Le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Allora, 1, 2, 3. Adesso dobbiamo fare delle diminuzioni. Quindi, in ogni gruppetto di maglie alte dobbiamo diminuire una maglia. Così lavoro la prima maglia, lavoro la seconda e chiudo. Vado nel secondo gruppetto, faccio una maglia alta, faccio una maglia alta chiusa a metà, faccio un'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo. Adesso qui all'interno delle 5 catenelle facciamo 3 maglie alte, 1, 2, scusate, 1, 2 chiusa a metà, 3 chiusa a metà e chiudiamo tutto. Ancora sulle 5 catenelle saltiamo la prima, sulle 5 maglie basse, scusate, sulle 5 maglie basse saltiamo la prima, andiamo sulla seconda e facciamo una maglia alta. Le altre due maglie alte le facciamo chiuse a metà, così, e chiudiamo. Ancora
5 catenelle, facciamo 3 maglie alte. Una la facciamo una maglia alta normale e due le chiudiamo insieme. Quindi 1, 2 e chiudo. Ancora. Vado nel gruppetto delle 3 maglie alte, faccio una maglia alta. Nella seconda faccio una maglia alta chiusa a metà, nella terza maglia alta faccio un'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme. Quindi dovete fare tutto il giro così. Una maglia alta e due maglie alte chiuse insieme, nella prima e nella seconda, ok? Andate avanti per tutto il giro. Ok. Ho fatto tutto il mio giro e ho chiuso nella terza catenella iniziale. Ok, adesso facciamo le maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Quindi faccio una catenella, entro nella prima maglia proprio sotto la catenella e nella maglia alta faccio una maglia in costa davanti. Adesso devo fare una maglia in costa dietro. Dove noi abbiamo chiuso le due maglie insieme, le prendiamo così tutte e due e facciamo la maglia alta. Una maglia in costa davanti, le due maglie chiuse insieme, le prendiamo così tutte e due e chiudiamo con una maglia alta. Una maglia in costa davanti, una maglia in costa dietro, le due maglie chiuse insieme, passiamo sulle due maglie, agganciamo il filo e facciamo la nostra maglia alta in costa dietro. E così via. Andiamo avanti così per tutto il giro. Poi, nel giro seguente, dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro. Cioè, dobbiamo lavorare una maglia nel giro di ritorno. Scusate, mi sto confondendo. Nel giro di ritorno, quando ci troviamo la maglia alta in costa davanti, quindi dobbiamo lavorare la maglia in costa davanti e così via. Quindi si lavorano le maglie come si presentano. Facciamo così. Qui abbiamo allora così e così. Quindi andate avanti così per tutto il giro, ok? Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Adesso vado a chiudere qui nella prima catenella iniziale e con una maglia bassissima, così. Adesso faccio una catenella. Quindi sotto la catenella abbiamo una maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta in costa davanti. Adesso la maglia seguente è una maglia alta in costa dietro e lavoriamo la maglia in costa dietro. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo lavorare le maglie come si presentano ad ogni giro. Così. Maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. Costa davanti, costa dietro. Quindi continuate a lavorare e diciamo, allora io questo potrebbe anche andare bene, però io lo voglio un pochino più alto, quindi farò ancora qualche giro perché voglio un polsino che sia bello bello alto. Quindi voi andate avanti con questa lavorazione fino, insomma, ai giri che vi servono, ecco. Quindi, dopo che abbiamo fatto i polsini, che abbiamo fatto le nostre maglie alte, il nostro polsino con le maglie alte in costa davanti e dietro, poi facciamo anche un bordino per quanto riguarda il collo. Qui. Allora, mi è stato richiesto, scusate, mi è stato richiesto il collo alto.
Io allora le cose che faccio io le faccio e poi le indosso io. A me il collo alto non piace molto, non mi piace. Quindi ho pensato di fare un bordino. Quindi per chi vuole il collo alto poi può proseguire, può andare avanti fino all'altezza che desidera, se vuole fare il risvolto oppure vuole fare un bordino piccolo, ok? Va bene, allora intanto noi continuiamo qui a fare il polsino e poi ci ritroviamo per fare un bordo al nostro collo. Va bene? Ciao, a dopo. Allora ragazze, ecco qui il maglione finito. Abbiamo finito i polsini, è tutto cucito e quindi è finito. Allora, avevo detto anche che volevo fare un bordino per quanto riguarda il collo. Però poi ho cambiato idea anche perché sinceramente così mi piace tanto. Poi ho pensato anche che se faccio qui un bordino il collo si stringe troppo e quindi poi non mi piace troppo stretto. Allora, per chi vuole il collo alto, se vuole, diciamo, volendo, si possono riprendere qui le maglie. Ecco, qui si riprendono le maglie e si fa la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua. Oppure possiamo fare un altro sistema, ecco, avviare delle catenelle e fare un collo che si può togliere quando, diciamo, quando fa caldo, quando ci sono quelle giornate di sole e fa caldo. Quindi un collo che si può togliere e mettere, ok? Io spero che ho accontentato le mie amiche del mio gruppo Creare Insieme. Questa maglia ancora non ho deciso, non so come chiamarla. Il primo nome che mi viene in mente è Adriana, perché è stata lei che mi ha chiesto di fare questa maglia. Quindi forse la chiamerò Adri, maglia Adri. Niente, allora, per tutte le altre amiche. Spero che questo tutorial, che questa maglia vi sia piaciuta. Se il mio video vi è piaciuto, mettete tanti mi piace. Per le nuove arrivate, se volete iscrivervi al mio canale, a me fa tanto piacere. Se volete venire a trovarmi, mi trovate nel mio gruppo Creare Insieme. Insieme a me c'è anche Alessandra Di Bartolomeo. E infatti, come ho detto all'inizio del video, questa maglia è stata realizzata con i filati di Alessandra Di Bartolomeo della Tropical Lane Merinos Lamé. È bellissima da lavorare, da indossare perché non pizzica, non punge. L'ho provata anche, ho fatto altri capi con questa lana e quindi l'ho anche lavata ed è perfetta. Ok, allora io ho finito il mio tutorial. Vi saluto, vi mando un bacio a tutti. Ciao e al prossimo tutorial. Ciao ciao.